Ben trovati, ci tenevamo a fare una premessa che, come dimostrano le immagini, quello che ci è stato trasmesso dai nostri antenati principalmente è la voglia di mettersi in gioco senza paure, con coraggio e volontà. Buona visione! Come per prima cosa abbiamo dovuto imparare a scriverlo. Nonna, ti mostro come fare la ricerca. Scriviamo un palazzolo sull'olio. Vedi che trovi tante belle immagini. Mentre tu cosa mi racconti? Mi riconduce a quello che una volta era l'agognato posto fisso di lavoro, ovvero il cotonificio Ferrari, che noi chiamavamo l'intruine. Una realtà lavorativa che mi ha dato molto a livello di amicizie vere e maturità professionale. Ho lavorato tanto e bene, lo rifarei magari con 50 anni in meno. Vieni, fanno, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno, oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno, oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno, oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, che mi vergogno un po', perché non so più fare, oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, hanno tanti segreti. Tuffo carpiato! Faglielo vedere alla mamma. Come... Guarda, mamma, che belli! C'è anche quello gay. Li stiamo facendo fare il bagnetto della Sario. Guarda il tuffo carpiato! Guarda il tuffo capriola di Bobby! Io però fallo vedere il tuffo carpiato! Allora... Tuffo carpiato! Tuffo carpiato! Mamma! Prova ancora? Mima! Tuffo carpiato! Ma tu ma ciao! Tuffo carpiato! Tuffo carpiato! Sì, dai, questo era bello! Ecco, io vado qua, capito! Spalle al muro. È difficile riuscire a raggruppare messaggi di gratitudine che vogliamo esprimere per il paese di Palazzolo sull'Olio. Ma ci proviamo da autodidatti e con i mezzi a nostra disposizione. Diventammo genitori nel 2011, lo abbiamo vissuto nella spensieratezza, nel divertimento, ma anche nella crescita. E ora scoperto con la terzogenita essere diventato punto di riferimento anche per necessità. Perché quello che è capace di offrire Palazzolo sull'Olio sono tanti efficienti servizi. Sì, ciao Andrea. Ciao. Sì? Sono qui a Palazzolo, te l'avevo detto che avevo un appuntamento alla CISL. E già che sono di strada porto quelle carte all'ASL e poi vengo a casa diretta, ok? Va bene, dai, cerco di fare veloce, ciao, ciao. Ciao mamma! Ciao bimbi! Come sta la mia sorellina? Oggi meglio, dai! Quando tornate dall'ospedale?
Ci rimettono domani. Wow, che bello! Voi cosa fate di bello invece oggi? Finiamo di fare i compiti, poi il papà ci porta allo skatepark. Ah, che bello! Divertitevi! Allora ci sentiamo stasera, però per non disturbare i bambini qui ti manderò dei vocali, va bene? Ok. Ciao, un bacio! Ciao bimbi, vi mando questo vocale. Innanzitutto volevo dire a Julie che è stata invitata dalla sua compagna di classe perché mi ha scritto la sua mamma e dicendomi che farebbe piacere invitarti oggi pomeriggio a giocare e facilmente anche a cena e addirittura a pigiama party stasera. E poi volevo ricordarvi che questi gesti fatti da queste mamme che comprendono e fanno questi inviti di cuore perché anche a loro fa piacere voi vi divertiate con i loro figli, a me e al papà questa cosa riempie il cuore veramente. E poi volevo anche ricordarvi che siete invitati domani a casa di Michela per fare i compiti, che vi dà una mano a fare i compiti. Io sto aspettando che passino i medici per l'ultimo controllo, poi chiamerò il papà per mettermi d'accordo. Ci sentiamo più tardi. Ciao.
frutti del melo, le nuvole in alto vanno silenziose, e gli strappi cobalto del cielo. Mi ho sdraiato sull'erba verde, fantastico piano sul mio passato, ma l'età all'improvviso disperde quel che credevo e non sono stato. Come senti tutto va liscio, in questo mondo senza patemi, in questa vita presa di striscio, di svolgimento corretto i temi, dei miei entusiasmi durati poco, dei tanti chiasmi filosofanti, di storie tragiche nate per gioco, troppo vicine e troppo distanti. Chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sabbia, chi mi riprende, darà il gesto, donne e canzoni, gli amici persi, i libri mangiati, la gioia piana degli appetiti, l'arsura sana degli assetati, la fede cieca in poveri miti. Come vedi tutto è usuale, solo che il tempo stringe la borsa e c'è il sospetto che sia triviale, l'affanno e l'ansimo dopo una corsa, l'ansia volgare del giorno dopo, la fine triste della partita, il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa che chiami.